sia l'ultima lettera che ti scrivo, prima della partenza o in genere, e così è anche oggi. Continua in me, dopo quasi un'intera giornata trascorsa, il lieto eccitamento suscitatomi dalle tue notizie e dalla prova tangibile che mi vuoi così bene. Auspici dunque non sono lieti, ma pazienza. Comunque se mi facessero partire non venirmi dietro in nessun caso. Sei molto più necessario ai bambini, e soprattutto alla piccola. E io non avrei un'ora di pace se ti sapessi esposta chissà per quanto tempo a dei pericoli, che dovrebbero presto cessare per te, in una crescita di smisura. So di quale conforto mi priva questo modo, ma sarebbe un conforto avvelenato dal timore per te e dal rimorso verso i bambini. Del resto, bisogna continuare a sperare che finiremo col rivederci, e tante emozioni si comporranno e si smorzeranno nel ricordo, formando di sé un tutto diventato sopportabile e coerente. Ma parliamo d'altro. Una delle cose che più mi addolora è la facilità con cui le persone intorno a me e qualche volta io stesso perdono il gusto dei problemi generali dinanzi al pericolo personale. Cercherò, di conseguenza, di non parlarti di me, ma di te. La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza e che tu lavori e scriva e sia utile agli altri. Questi consigli ti parranno facili e irritati, invece sono il miglior frutto della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione artistica ti libererai delle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro. Attraverso l'attività sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero così spesso l'unico ponte di passaggio. A ogni modo, avere i bambini significherà per te avere una grande riserva di forza a tua disposizione. Vorrei che anche Andrea si ricordasse di me, se non dovesse più rivedermi. Io li penso di continuo, ma cerco di non attardarmi mai sul pensiero di loro, per non infiacchirmi nella malinconia. Il pensiero di te invece non lo scaccio, e ha quasi sempre un effetto corroborante su di me. Rivedere facce amiche in questi giorni mi ha grandemente eccitato in principio, come puoi immaginare. Adesso l'esistenza si viene di nuovo normalizzando, in attesa che muti più radicalmente. Devo smettere, perché mi sono messo a scrivere troppo tardi, fidando nella luce della mia lampadina, la quale invece stasera è particolarmente fioca, oltre ad essere altissima. Ti continuerò a scrivere alla cieca, senza la speranza di rileggere, con tutto il Tommaseo che ho tra le mani. Sorge spontaneo il raffronto con la pagina di diario di lui che diventa cieco. Io, per fortuna, sono cieco solo fino a domattina. Ciao, amore mio, tenerezza mia. Fra pochi giorni sarà il 6° anniversario del nostro matrimonio. Come e dove mi troverò quel giorno? Di che umore sarai tu allora? Ho ripensato, in questi ultimi tempi, alla nostra vita comune. L'unico nostro nemico, ho concluso, era la mia paura. Le volte che io, per qualche ragione, ero assalito dalla paura, concentravo talmente tutte le mie facoltà a vincerla e non venir meno al mio dovere, che non rimaneva nessun'altra forma di vitalità in me. Non è così? Se e quando ci ritroveremo, io sarò liberato dalla paura e neppure queste zone opache esisteranno più nella nostra vita comune. Come ti voglio bene, cara. Se ti perdessi, morirei volentieri. Anche questa è una conclusione alla quale sono giunto negli ultimi tempi. Ma non voglio perderti e non voglio che tu ti perda, nemmeno se, per qualche caso, mi perderò io. Saluta e ringrazia tutti coloro che sono buoni e affettuosi con te. Debbono essere molti. Chiedi scusa a tua madre e in genere ai tuoi di tutto il fastidio che arreca questa nostra troppo numerosa famiglia. Bacio ai bambini, vi benedico tutti e quattro e vi ringrazio di essere al mondo. Ti amo, ti bacio amore mio, ti amo con tutte le fibre del mio essere. Non ti preoccupare troppo per me. Immagina che io sia un prigioniero di guerra. Ce ne sono tanti, soprattutto in questa guerra, e nella stragrande maggioranza torneranno. Auguriamoci di essere nel maggior numero, non è vero Natalia? Bacio ancora e ti bacio ancora, ti bacio ancora, ti bacio ancora e ancora, ti bacio ancora e ancora e ancora, e ancora, ti bacio ancora e ancora, ti bacio ancora, ancora e ancora, sii coraggiosa, Leone.